circa il 50% dei medici di famiglia nei prossimi 6 anni vanno in pensione e questi devono essere sostituiti da una classe di giovani medici che si sta affermando, che partecipano, sono sempre più specialisti perché fanno il corso di formazione specifica in medicina generale. In atto c'è quello che noi chiamiamo patto fra generazioni, in modo tale che ci sono delle persone che subentrano agli altri che vanno in pensione. Non è soltanto un patto fra generazioni fra chi contribuisce e chi ha le pensioni, ma è anche un patto fra generazioni per assicurare a questo paese una medicina generale ancora più specifica, più evoluta, più a passo con i tempi. Perché? Chi ce l'ha data questo messaggio? Nessuno. Ma dalla letteratura internazionale sappiamo che i sistemi dove ci sono la medicina generale, un sistema di cura primaria evoluto, si spende meno del PIL per l'assistenza sanitaria e migliora la qualità delle prestazioni. La medicina generale fornisce prestazioni a basso costo ma a grande impatto, perché ci occupiamo, se fossimo ancora più organizzati e ancora meglio sistemati, del 90-95% di risposta a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Beh, è evidente che per quanto riguarda la medicina del territorio si pone un problema di ricambio, perché nei prossimi anni ci sarà una fuoriuscita importante che porterà a cambiare quasi la metà dell'assistenza ad personam presente sul territorio. Quindi è esigenza che ci possa essere una nuova leva giovanile che subentri. E del resto questo è veramente l'elemento fondante di ogni sistema previdenziale che voglia avere una tenuta nel tempo. E cosa si può fare? Sicuramente oggi scontiamo un vizio di programmazione originaria per la quale non sono state previste un numero sufficiente di borse di studio per il territorio sostanzialmente rispetto alle specializzazioni. Continuo a dire che si fanno troppi specialisti per un numero di ospedali che oggi non può assorbire questi specialisti e si fanno pochi medici del territorio, medici di assistenza primaria. I servizi sanitari nazionali funzionano quando c'è un buon sistema di cure primarie e abbiamo l'impressione che se non si interverrà rapidamente sul territorio correremo il rischio di avere dei vuoti assistenziali. Quindi è fondamentale investire sul territorio, investire nel collegamento tra, diciamo, la generazione che uscirà e la generazione che dovrà subentrare, sia dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista quantitativo.